Ok ragazzi, oggi voglio fare una rapida recensione e darvi qualche consiglio per quanto riguarda i telecomandi di apertura dei cancelli. Ok, adesso avvicino la telecamera e vi do qualche dritta. Allora, cominciamo subito. Qui su questo tavolo ci sono essenzialmente tre tipi di telecomandi. Questa tipologia qui, che ha solo due pulsanti o al massimo una, e questa tipologia qui che ha più pulsanti denominati A, B, C e D. La terza tipologia è questa, che si differenzia dall'altra semplicemente per qualità. Questi telecomandi con un solo pulsante di apertura, quindi c'ha una sola freccia, e poi qui ha una funzione che non è mai stata abbinata, sono ormai obsoleti, perché per configurare, per programmare questi c'era bisogno di un computerino dove portare il telecomandino originale, la ferramenta, e l'operatore ti programmava il telecomando. Questo però nello specifico non siamo mai riusciti a copiarlo. Finalmente siamo passati alla categoria di questi, che si chiama autoapprendenti, perché basta avere un telecomando originale e può passare il codice agli altri. A dire la verità, escluso questo che è il Jolly, perché è più grande rispetto ai cinesotti, che solitamente sono più piccoli e compatti, il Jolly, pagato 11 euro, è davvero di ottima qualità, perché rispetto ai cinesotti riesce a programmare tutti i telecomandi. I cinesotti, questi più piccolini o questi sportellini, che poi anche al tatto sono molto delicati, non si possono programmare tra di loro, perché l'onda che mettono è troppo debole affinché si possa configurare uno dei pulsanti. Infatti io uso sempre il Jolly, che è proprio la marca, il nome di questo prodotto, per configurare i telecomandi cinesotti. Come si fa a capire se un telecomando è programmato o meno? Ora mi avvicino. Il telecomando Jolly, se premo il pulsante A, vedo che la luce rimane accesa. Se prendo il cinesotto, sul pulsante A la luce rimane accesa, sul B non emette niente. Ora voglio trasferire un codice dal telecomando Jolly al cinesotto. Come si fa? Devo scegliere il pulsante da utilizzare, scegliamo B. Quindi sul cinesotto mantengo premuto B. Sul telecomando originale decido quale codice trasferire, diciamo trasferiamo il codice A sul codice B, mantengo premuto e lo metto sul retro. A questo punto il telecomando farà prima una luce lenta e poi diventerà sempre più veloce. Ecco, sta andando veloce, questo vuol dire che il codice è stato caricato. Adesso andiamo a vedere, B era vuoto prima, adesso c'è un codice caricato. Ora vi faccio vedere che anche il cinesotto può trasferire il codice. Quindi prendiamo un cinesotto. Resettiamo il cinesotto. Premiamo A e B contemporaneamente. Vediamo che lampeggia. Prima è veloce, poi lento. Vuol dire che è stato cancellato. Adesso dal cinesotto originale trasferiamo il codice al cinesotto vuoto. Ok, prima lampeggia lento, poi lampeggia veloce. Quando lampeggia veloce vuol dire che il codice è stato trasferito. Quindi A è stato caricato, B ovviamente è vuoto. Ragazzi, vi consiglio a casa di avere sempre un telecomando più potente di qualità della Jolly. Se voi andate in qualunque ferramenta li trovate a 10-11 euro. I cinesotti li trovate pure su Amazon a 3 euro l'uno, con 10 euro ve ne mandano pure 7. Però dovete tenere presente che anche se si possono programmare tra di loro, quando emettono l'onda, l'onda non è abbastanza sufficiente per far aprire il cancello. Ok ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate, spolliciate su. Ci vediamo alla prossima, ciao!